Sapete cosa sono queste? Sono formiche. Ma sapete dove vanno? Sul tetto. E sapete di chi è questa casa? Mia! Gan On! E bentornati ragazzi sul mio canale Gan On, un canale dedicato al mondo della casa. Qui troverete lavori in casa, recensioni per la casa, consigli per la casa. E in questo video molto breve, più o meno, vi farò vedere come eliminare le formiche da casa vostra. Ora, le formiche possono causare diverse problematiche. Se siete magari fuori casa e magari, non so, a una grigliata e volete tenere distanti le formiche, basterà anche la classica polvere bianca da mettere intorno alla zona che volete proteggere. Sconsiglio invece le trappole, quelle classiche tonde, perché non fa niente, a parte seccare fuori le formiche che si trovano in quel percorso, poi non fanno nient'altro. Invece, siccome io abito vicino a un bosco e problematiche con insetti ne ho parecchie, ho risolto utilizzando questo gel. Comunque sia, se serve anche a voi, vi lascio il link di questo prodotto in descrizione. Io, a dire il vero, ne ho utilizzati due o tre diversi, ma ho visto che questo qua funziona un po' meglio, diciamo che attira di più le formiche. Praticamente questo gel funziona sì da esca, però non secca subito le formiche sul posto, ma agisce direttamente sul formicaio. Onde evitare possibili discussioni, specifico che non è che mi diverto a seccar fuori le formiche, E il fatto è che questo tipo di formica ha la peculiarità di fare il nido nel legno, e spesso e volentieri questo tipo di formiche scelgono di farlo nelle travi in legno del tetto di casa mia, che a lungo andare dopo la struttura rischia di indebolirsi, perché queste formiche scavano dei veri e propri tunnel all'interno del legno, da non confondere con le tarme, sono un'altra cosa. Le formiche in questione sono queste. Non so se lo vedete, ma hanno il corpo nero con la testa rossa e la coda un po' punta. Quindi lo faccio proprio per un motivo di sicurezza. Magari la struttura del tetto della trave principale può indebolirsi a lungo andare e eviterei di vedermi il tetto crollare addosso. E anzi, pensate che quando ho comprato casa mia, la casa era vuota da un bel po' di tempo, ho notato che sul pavimento, in corrispondenza delle travi, c'erano dei mucchietti di segatura. Lì per lì pensavo fossero delle tarme, ma poi ho visto queste formiche che andavano su e giù dal tetto di casa mia. Ho provato ad applicare questo prodotto già diversi anni fa, ci ho messo un po' a debellare il problema, ma alla fine ce l'ho fatta. Ma adesso bando alle ciance e andiamo ad applicare il prodotto. Bene, adesso vado ad aprire questa confezione che contiene il gel e andrò a metterne una goccia ogni metro / due metri lineari, sia qui che giù sotto, perché la striscia di formiche parte anche da sotto. E per farvi vedere quanto efficace questo gel, ok Google, che giorno è oggi? È venerdì 7 luglio 2023. Vedrete che domani tutta la striscia di formiche non ci sarà più. Andiamo a metterlo, va? Vedete che quando passano di qui si fermano, una si è fermata. Ora non so se vedete tanto bene, ma le formiche poco alla volta si stanno raggruppando dove ho messo le gocce. Qua ce ne sono un po', là sopra ce ne sono altre, eppure qui. Invece di andare a prendere il cibo dove lo stavano andando a prendere, si fermano qui e porteranno il gel direttamente nella tana, sul tetto. E adesso andrò a metterlo anche qua, guardate la striscia fin dove arriva. Adesso vediamo se si vede un po' meglio qui. Sono messo un po' troppo, però visto che vengono attirate, facciamo anche qua, ecco, facciamo anche qua da questa parte, vediamo se riesco a beccare il loro tragitto. Ok, bene, si fermano, cioè, guardate,
guardate anche qua, appena messa, si sta già fermando a prenderlo. Facciamo un altro metro, facciamo un pochino qua. Ah, li sto mettendo un casino, forse un po' troppo così. Stiamo... Comunque guardate dove l'ho messa. Si sono fermate qui a prenderlo. Vabbè, quando ho messo un po' troppo mi è scivolato. Ma guardate come sono ghiotte. Scendono addirittura a prenderla. Adesso vediamo se funziona. Praticamente fanno questo tragitto qua, partono da lì, fanno tutto un giro un po' strano, salgono là sopra e là è dove ho messo l'altra parte di prodotto. Bene, ho messo una goccia ogni metro, ma anche meno, su tutta la lunghezza di questa parete e di quella sotto. Adesso vediamo domani se ha funzionato davvero. Se ha funzionato, non dovrebbe esserci più la striscia di formiche. E rieccomi tornato il giorno dopo, se non ci credete. Ok Google, che giorno è oggi? È sabato 8 luglio 2023. Ecco, e vedete che di formiche non ce ne sono più. Guardate, era qua, erano tutte qua. Era tutta sta parte qua. Giusto come riferimento, se vi ricordate che c'era qua il pallet che salivano da qua. Salivano, andavano là sopra, facevano un giro strano e arrivavano fino là in cima. E ora vado a vedere anche là in cima se ci sono ancora. E anche qui direi che di formiche non ce ne sono più, che facevano questo percorso qua, visto? Ah, sono rimaste anche le macchie di ieri, ho messo le gocce, vabbè, ne ho messo forse un po' troppe. Però direi che ha funzionato, la striscia non c'è più, il gel ha funzionato correttamente. Bene ragazzi, direi missione riuscita. Fatemi sapere invece come avete risolto voi il vostro problema di formiche. Nel frattempo, se avete anche un altro problema con un altro insetto, le tarme della farina, vi consiglio di guardare questo video. Direi con questo è tutto, ci vediamo al prossimo video, vi aspetto, ciao!